Oh, eccomi qua ragazzi, salve, tutto bene? Come va? Che si dice? Allora, sì, ho sistemato un po' di nuovo il salotto. Allora, come va? Che si dice? Allora, oggi è domenica, il news della domenica. Ok, teoricamente avevo proposto che avrei fatto un vlog speciale. L'ho spostato a martedì. Beh, oggi perché era troppo importante questo vlog e vi spiego pure perché questi news della domenica sono importanti. È importante. Raga, abbiamo praticamente forse l'evento di Sony. Sì, uno state to play a quanto pare, non uno showcase, uno state to play. Quindi un evento piccolo che però dovrebbe proporre cose. Vediamo cosa annuncerà Sony. L'evento è il 24 di settembre, quindi tra pochi giorni, due, perché oggi è domenica. Ora, premessa, questa guarda come per tornare indietro nel tempo. Io questo video lo sto facendo il giorno prima, quindi sabato. Oggi è sabato, però domani è domenica, quindi oggi è domenica da voi. Quindi questo video io so già che sono in anticipo per l'evento di un annuncio da parte di Sony, però può essere pure che l'annuncio lo fanno o in sabato in serata o il giorno stesso di domenica. Quindi per sicurezza, essendo che lo pubblicherò alle 12 di domenica, io vi dico, io sono sicuro che ci sarà l'annuncio di Sony, ma non so se già c'è stato o ci sarà oggi o domani, per il 24. Bene, quindi stiamo a vedere, certamente la gente è leggermente terrorizzata, perché semplicemente Sony è messa male. Messa male in senso di annunci, essendo che non sta mostrando nulla, ha fatto le PlayStation Pro 5 Pro che lasciamo stare tutto il casino che sta succedendo, però come la prima cosa che mi hanno detto molte persone, ho capito la PlayStation 5 Pro, ma avremo giochi interessanti che potremmo utilizzare poi sulla PlayStation 5 Pro? Soprattutto che verrà sfruttata? Bene, non si sa niente perché Sony deve annunciare cose. Non sappiamo niente che cosa uscirà per il 2025, non sappiamo niente cosa uscirà nel 2026 o nei prossimi anni. Beh, l'unica cosa però che stanno girando come rumor sono due remastered che tutti sono veramente contenti. No, per niente, sono incazzati come delle abisce, come delle bisce, come non so se sono domani. Sì, perché uno è Horizon, Beyblade Zwest, cioè mi sembra che sarebbe il primo capitolo complessivamente. Non vorrei dire cazzate, ma mi sembra il primo capitolo. Sì, io non ho mai giocato alla saga di Horizon, quindi alzo le mani. Qui non so se è il primo o il secondo, ma credo che sia il primo, perché sono passato, mi sembra che 10 anni da quel capito, quindi mi sembra che è il primo. Non è che tutti sono contenti. Ma quello che in realtà ha più colpito è stato l'annuncio del remaster di Days Gone. E tutti quanti. E che resta scelta opzionale? Perché proporre un gioco dove stesso Sony non ha voluto più spendere soldi? Non ha più voluto niente a che fare con questo Days Gone. Però intanto sta spendendo soldi per una remastered. E la gente tutti del tipo, è inutile. È inutile. Io non lo sottovaluterei questa cosa. Proprio perché, diciamocelo, questo lo sappiamo tutti. Ma Sony non lo annuncerà mai in maniera ufficiale, noi lo possiamo solo dire per ipotesi, teoria, sbarra, si gira voce. Ma allo stesso tempo io mantengo quel coso delle voci perché non mi sorprenderebbe Sony potrebbe essere, fare cose del genere. Ovvero che Sony, quando ha fatto uscire Days Gone 1 per PlayStation, non è stata molto gentile, ma bensì ha preteso un prodotto veloce, rapido, indolore, cioè pa, lo voglio adesso, deve uscire adesso, che è uscito rotto, è uscito danneggiato, difettoso, pieno di bug, ma soprattutto la cosa più bella, che non sappiamo manco notare il protagonista. Ironia della sorte, ironia della sorte. Days Gone è stato un mezzo flop, fallimento quando uscì su PlayStation. Quando uscì su PC, miracolo, giocone, capolavoro, bla 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 bla. E intanto si scopre che tecnicamente la casa di Be Studios sta lavorando a nuove IP. E non Days Gone 2. Quindi ipotizziamo che teoricamente Sony ha capito che ha fatto un po' la stronzata,
ha perso un'occasione di una esclusiva che poteva benissimo lavorarci sopra insieme in corrispondenza a un The Last of Us, quindi fare due bei giochi la stessa tematica con ovviamente dinamiche di gameplay diverso, ma allo stesso tempo se l'è giocata. Ora, sapendo che ha fatto una cazzata tutta di un modo di gestire, non ci posso credere, non ci posso credere. Scusatemi, io. Scusatemi, 20 minuti mi serve per fare un cacchio di video. Oh, ma non esca la vecchiaia, signori. Mi sento come Po nel film di Kung Fu Panda. Madonna, l'età si sente, oh. Inizia. Ok, bene, tornando a noi. Che stavamo dicendo? Sì, per quanto riesco. Quindi il fatto che vi propongo una remastered, molti sono rimasti nel dubbio e giustamente dicono: perché lo rifà? Io penso semplicemente che è un'occasione per Sony vedere quanto ha successo un Days Gone. Ok? Perché diciamocelo, Days Gone non è partito bene su PlayStation, è partito bene su PC dopo un tot tempo. Ora è stato pure rivalutato. Con una remaster tecnicamente dovrebbe migliorare moltissimo la qualità, complessivamente parlando. Ora, la gente più si lamenta più che altro sul fatto delle troppe remastered, e infatti sul fatto dell'evento di Sony, del State to Play, non è che soltanto contento, perché se si pensa che effettivamente nello State to Play mi mostri la remaster per annunciare le cose più grosse che sarebbero le due remastered, diciamo che la gente un po' gli girerebbe un po' il coglio. I coglions, ecco, mettiamola così. E quindi stiamo a vedere. Poi, cosa è successo? Ah, giusto! Palworld, che è stato denunciato finalmente, è sotto inchiesta, sotto denuncia, queste cose varie, da Nintendo. Sì, Nintendo è arrivato e ha detto: senti, Palworld, io ti denuncio. Che bello. Allora, si sapeva già giravo, già noi stessi l'avevamo detto che più o poi ci sarebbe stata una denuncia con Nintendo. Ma molti hanno subito ipotizzato sempre la questione estetica, a parte mi hanno dato fastidio molti YouTubers che no, non è vero, non dite tutti noi abbiamo pensato, non dite tutti che non rompete scatole. Molti l'hanno pure detto e hanno pure difeso la cosa che non è vero. I Pokémon sono quei mostri, non è che sono Pokémon, non è che hanno copiato da Pokémon. Le creature possono essere pure identiche, ma non sono Pokémon. Quindi è inutile che mi metti a dire: ma il copyright è preso più dalle aspetti estetiche dei Pokémon. No, non toglietemi in mezzo a questa cosa. Ma era scontato. E infatti, quello che viene accusato di Pablo della copiazzatura dell'ideologia della dinamica di cattura dei mostri. Perché è palesemente identico a Pokémon, cioè è palesemente copiato da Pokémon. Lanciare una sfera e catturare il mostro. Mo, non è la cosa della dinamica del movimento del braccio, non è, è proprio lanciare la sfera e catturare un mostro. Vedete come mi è difficile dire mostro perché mi viene spontaneo di catturare un Pokémon? Perché ti è talmente spontaneo ricordarti da bambino dagli anni 90 fino a mo che lanciare una sfera per catturare un Pokémon è talmente scontato che se tu lo vedi adesso in altro prodotto, tu non riesci a vederlo come una cosa sua, ma bensì una cosa puramente rubata dall'idea di Pokémon. Ci sono stati molti casini che molti hanno detto: ehi, vabbè, però questa è una dinamica, non è che Nintendo deve fare l'esclusiva, perché se no tutti quanti si possono lamentare e accusare di copyright di tanti prodotti. Non è quello, non è che che ne so, un gioco come Star Wars Outlaws basato sullo stealth alla Hitman arriva a casa di Hitman e dice: ah, io ti denuncio perché mi hai fatto uno stealth identico. Non è questo il discorso. Quando si parla di dinamica di gioco, in questo caso è un concetto di concettura. Pokémon è proprio nato dal concetto di lanciare una sfera e catturare il mostro, riferito al concetto del pocket monster, del mostro tascabile, cioè preso dal concetto di quel dispositivo che una volta esisteva, da noi ormai non ci sta più, però ancora in Giappone gira, che tu metti la monetina, gira la rotellina e ti esce una sferetta, tu raccogli la sferetta, apri, c'è la sorpresa. Pokémon è basato su questa ideologia.
da una cazzo di sfera dove dentro c'è un mostro, dove stesso la serie animata, il videogioco, si basa sul catturare i Pokémon con una poke, con una sfera da poke. È proprio quella la concettura. Tutti i giochi, pure il cartone animato, l'anime, il manga, chiamate come cacchio volete, l'anime dice lancia la tua sfera, ta, 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 ta. Cioè per dirvi go catch you mon Pokémon, vive i Pokémon, Pokémon, voglio andare, lancia la tua, e poi sempre quella cosa, lancia la sfera poké. È proprio la questione del concetto di Pokémon. Non è un concetto del ah, tu non puoi fare il gioco perché tu mi catturi i mostri come faccio io. No, non è questo il discorso di Nintendo, perché Nintendo ha aspettato prima di fare la denuncia, perché noi abbiamo già detto quando, perché è passato un anno, Palworld, quando è uscito, noi tutti abbiamo detto il Pokémon con le armi, che poi è una grande stronzata, ragazzi, perché i Pokémon sfruttati per creare oggetti e cose varie, tra virgolette, signori, anche in Digimon c'è sta cosa, problema, chi cacchio se le caga, ecco, ok, scusa che uso un termine più volgare, ma chi se le incula, cioè il senso della parola, cioè quanti giochi dei Digimon che non hanno molto successo sono con mostri che creano oggetti, lavorano, sono schiavi, cucinano, usano i loro poteri per fare ovviamente non li vedi nei Pokémon, che ha molto più successo perché è un numero, è un pubblico superiore al Digimon, però allo stesso tempo quanta gente ha detto sta stronzata, ignorando quante in realtà di cose di similitudine ci sono più sui Digimon oltre che sui Pokémon, ma ci sono anche altre concetture. Il problema è proprio il catturare il mostro nel gioco di PAL, dove praticamente Pokémon è proprio l'emblema e il simbolo del gioco. Non è una sola dinamica, è proprio nato dal concetto sfera, poiché lancia la tua sfera e cattura il Pokémon. Tutto il suo brand è basato sulla sfera poiché laterale e il Pokémon a fianco. Sempre è stato così. È per questo che Palworld, mezzo rincoglionito, secondo me, se doveva fare una cattura poteva lanciarti pure un cubo, poteva lanciarti un triangolo, poteva lanciarti qualsiasi cazzo di cosa, ma tu non mi puoi lanciare una sfera con una dinamica che quando viene catturato ti dondola un pochettino e ti fa la cosa della sferetta che gira intorno per dire che lo stai catturando, poi intanto fa il tremolio. Pure nei vecchi giochi Pokémon negli anni 90 fino a mo dondolava la sfera, quindi è proprio, capito, è un concetto sbagliato. Cioè che se fosse stato un cubo, però il tizio lanciava comunque come fosse una sfera, ma in realtà era un cubo, un quadrato che si risucchiava il mostro, credo che Nintendo gliene fotteva un cacchio e ha detto vabbè, l'ha fatto, pazienza, però basta che non è una sfera poiché, basta che non somiglia a una sfera, basta che non ha lo stesso concetto. Il problema è che invece ha tutto. È lì che è l'inghippo. La gente invece si sta concentrando, questo non capisco perché, pensa che è una questione di dinamica. No, la dinamica è una cosa, la concettura è un'altra. Pokémon e la saga Pokémon è nata dalla concettura della sfera poké, della sfera, della lanciare una cazzo di sfera. Se tu mi metti un gioco come Palworld e dici guarda, mi chiamo Palworld, voglio creare una saga, un gioco dedicato a catturare i mostri eccetera, va bene, è tutta un'altra dinamica di gioco, va bene, come lo catturi? Ah no, lanciamo una sfera identica a Pokémon, uguale, ah, e mettiamo le variazioni di sfere per facilitarti le catture. È praticamente Pokémon però con un altro nome, quindi sì, è palesemente questo il concetto. Nintendo non denuncia Palworld per, attenzione, perché mi hai copiato i Pokémon. No, ti denuncia perché automaticamente tu mi hai messo una cosa che è solo esclusivamente mia. Avete presente, questo lo faccio un esempio del mondo del cinema, l'effetto Matrix, creato da un italiano con 360 macchine fotografiche intorno a due tizi, fare una foto a reazione a catena, scattare tutti, cioè immaginate tutti che fanno la foto e le persone stanno ferme. È un effetto Matrix. Questo effetto Matrix, essendo che nella serie saga cinematografica è stata talmente sfruttata e usata continuamente, che ha un nome specifico in ambito tecnico,
ambito tecnico, cinematografico, tutto il pubblico l'ha chiamato sempre effetto Matrix. Infatti, a parte le citazioni e riferimenti nei cartoni animati, riferimenti però sempre usato il digitale, non con la stessa tecnica e dinamica del 360 macchine fotografiche, nessuno in ambito cinematografico, al di fuori di Matrix, ha utilizzato lo stesso metodo. Nessuno, ma per un semplice motivo, non perché è solo difficile da proporlo, oltretutto, ma perché semplicemente quando tu lo proponi, la prima cosa che uno vedrà in quella scena e vedrà una cosa del genere, dirà: ah, effetto Matrix. Perché è talmente iconico quella cosa, signori, non puoi riproporlo in altri film, perché sarà visto solo esclusivamente con l'effetto Matrix. Pokémon è lo stesso concetto, l'unica differenza è che nessuno l'ha più riproposto in ambito cinematografico quella cosa. Però se uno lo ripropone e poi dice che l'ho inventato io e l'ho realizzato io, che è tutta una cosa mia, il creatore della tecnica di Matrix potrebbe pure fare da causa e denuncia, perché dice: no, non l'hai inventato tu, non l'hai creato tu, è la mia idea, è la mia creazione, non puoi prendere i meriti. Palworld sta facendo una cosa simile a Nintendo. Sta dicendo, tanto la sfera e si chiama Pal Ball, roba simile, è una cosa tutta mia, inventata io, creata io, ho fatto io l'ideologia, non ho copiato niente. Hai palesemente copiato l'idea della cattura del Pokémon. Se tu me lo neghi, potrebbe essere un problema. E Nintendo non ha denunciato, pensateci un'altra questa cosa, Nintendo non ha denunciato Palworld già dagli albori, l'ha fatta adesso. E sapete perché? Perché Palworld ha guadagnato un fottio e ha talmente tanti di quei bei soldi adesso che se Nintendo vuole farti una denuncia, quello riceve i soldi. O fa una cosa molto più stronza, e secondo me potrebbe essere più capace. Ah, belli sti mostri! E se li prendo io i diritti? Così tu continui quel prodotto, però i diritti dei Pokémon, dei mostri, sono tutti miei. Cioè, mi sei fatto una nuova saga di nuovi Pokémon senza usare, cioè, bellissimo. Sai che pariata? Minchia, se fa una cosa così in Nintendo, minchia, fantastico. O se no acquisisce poi il Power, dice: sai, tu sei una sottospecie di Pokémon, a questo punto ti piglio. O mi paghi o ti acquisto gratuitamente e mi dai una percentuale di guadagno. Di come, sapete che pari la minchia? Nintendo l'ha steso, Palworld l'ha steso, morto, Palworld è morto, speriamo per loro, poverini, un po' mi dispiace, però non potevo usare tutti i metodi di cattura possibili e immaginabili, ragazzi. Ci sono videogiochi che il metodo di cattura dei mostri li fanno in tanti altri modi, o la comunicazione come in Shinigami Shinigami, come si chiama 5, dall'1 al 5. E infatti, piccola parentesi, il fatto che Nintendo non ha accusato di copyright di estetica, sapete perché non l'ha potuto fare? Perché certi Pokémon agli albori loro l'hanno copiazzato da Dragon Quest, certe cose. Quindi Nintendo non può fare il furbacchio di una cosa del genere, perché se l'avesse fatto, Dragon Quest può dire: sai che tanto tempo fa hai fatto la stessa cosa. Nintendo non è così scemo. Semplice. Bene, detto questo e concludendo così anche questa parte di Nintendo, leviamo già dalle scatole, c'è un altro argomento interessante. Come vi ho detto, c'è delle novità. Per questo ho fatto questo news la domenica. Abbiamo parlato di Sony con il fatto del nuovo gioco, dei nuovi due prodotti tra virgolette nuovi delle remastered, che poi si sta parlando di un futuro remake pure di una di, come si chiama, della vecchia trilogia di God of War, che onestamente mi carpa tantissimo, non l'ho mai giocati, quindi rigiocare con una versione interessante non mi dispiacerebbe affatto. Poi abbiamo la questione di Nintendo con Palworld e Nintendo con la Nintendo Switch 2. Stanno uscendo sempre ancora più notizie, io non vedo l'ora, perché voglio sapere quando esce, perché non vedo l'ora, e lo compro, perché soprattutto perché è retrocompatibile, ho i vecchi giochi, voglio vedere come gira un Pokémon Scarlet e altri giochi con Nintendo Switch 2, che se si chiamerà così,
Però è interessante, tanta roba, sta uscendo tanta bella roba e forse avremo qualche novità prossimamente. Poi abbiamo novità su Resident Evil, la saga di Capcom, ovvero si parla Golem, io lo chiamerò Golem, uno praticamente uno che aspetta, come lo chiama Antonio, un insider, ecco, praticamente ha annunciato che certi remake non ci saranno subito. In questo caso Code Veronica non verrà proposto subito, comunque non è un lavoro così impegnativo come il Resident Evil 4 Remake. La gente è venuta in panico, figuratevi. Stessa cosa lui ha detto, ci sta però la notizia che stanno facendo già un remake dello Zero. Ora, non sappiamo come sarà la dinamica. Una cosa è sicura, il 5 se ne parlerà molto più avanti. Si ipotizza, almeno penso io, anche Golem sta ragionando così, che se devi fare un buon remake o una buona narrazione continua e non discontinua, essendo che un Code Veronica complessivamente è uscito prima di un Resident Evil 4, quindi agli altri tempi, per chi doveva fare vedere un passaggio del fatto come sono evolute le tecnologie dell'Umbrella e delle nuove scoperte scientifiche e delle nuove dinamiche di virus che poi appunto associano a Resident Evil 4. Ora, essendo che Code Veronica non è uscito prima ma uscirà dopo, probabilmente penso che prima propongono un Resident Evil 4.9, poi mi propongono un Resident Evil Code Veronica e poi mi propongono il remake di Resident Evil 5. Perché comunque il 5 è molto più impegnativo da riproporlo, fare una dinamica un po' meno action che hanno fatto tempo fa, rigestire un po' con l'estetica, il miglioramento della telecamera, il miglioramento dei personaggi, una cosa tamarra, cercarlo di farlo più cupo, perché diciamo, se Resident Evil 4 fu accusato tempo fa perché era troppo una cosa innovativa, era una cosa un po' più action, eccetera, intanto il nuovo remake è stato qualcosa di spettacolare, a parte action è stato molto terrificante, terror, horror, ci sta tutta una dinamica bellissima, è naturale che anche il 5 ci vorrà tempo, però prima penseranno al 9, forse faranno il Code Veronica e poi mi faranno il 5, e questo associerebbe, collegherebbe tutto il percorso delle uscite degli altri vecchi capitoli, e uno del quale dopo Resident Evil 5 uscì Zero e poi uscì anche una riproposta di Resident Evil 1. Può essere che stanno ragionando allo stesso modo. Ragazzi, questi lavori sono talmente, vanno per le lunghe, che signori, io vi ho detto più o meno come potrebbe uscire, però sapete quanti anni passano da ora che vi ho detto sta cosa a quando usciranno e verranno annunciati? Aspettate, io avrò sicuramente 45 anni. Vi ho detto tutto. Quindi di chi stiamo parlando? Poi, che cosa abbiamo? Qualche altra novità? Giusto, il fatto che mi si sono un po' placati la situazione di PlayStation 5 Pro. Parlando di PlayStation 5 Pro, che molti adesso stanno rivalutando che forse quegli 800 euro, forse tecnicamente, con qualche sconto, lo prendo. Ovviamente molti youtuber hanno detto palesemente la cosa che tutti ormai abbiamo sentito, ma io lo devo comprare per lavoro, ma io lo devo prendere perché devo giudicarlo, devo vedere le prestazioni e quell'altro, e così, e così. Ora, parentesi, è corretto, il problema, perché tutti si stanno un po' calmando la PlayStation 5, perché c'è stato lo sfogo, perché tutti incazzati, perché comunque 800 euro troppi. Però molti sono pure incalmati perché dicono forse abbiamo un po' esagerato, quando ho sentito gente che dice con 800 euro ti fai un computer tutto intero in fascia alta con il ovviamente no, perché tutti hanno detto tu non ti farai mai un computer da 800 euro allo stesso livello di una PlayStation 5, l'hanno detto tutti, 5 Pro intendo, e complessivamente sbagliato, perché la PlayStation 5 Pro è un intermezzo di componenti che per un PC, se lo fai, è molto più inguaiato e più indietro rispetto a quanto dovrebbe essere di valore.
E poi, oltretutto, se lo vuoi la stessa qualità e stessa dinamica, devi alzare i prezzi perché non arrivi a 800, ma arrivi a 1000 e qualcosa. E quindi già questa è una cosa. La seconda cosa su PlayStation 5 Pro che tutti stanno a parlare è che forse, proprio con lo showcase di Sony, State to Play, forse si mostrerà qualcosina in più. Infatti, tutte le pubblicità e i trailer che adesso usciranno sono palesemente dedicati ancora a PlayStation 5. Basta del trailer di Silent Hill che è stato annunciato che avrà un anno di esclusiva su PlayStation. Tanta roba, tanto cappello. E sono contento, oltretutto, perché Sony deve sfruttare un po' questa cosa delle esclusive, a mio avviso, assolutamente. E sfruttare il miglior modo possibile questo. Poi, cosa abbiamo di bello? Altre news interessanti? Beh, in realtà erano questi, quelli proprio più succosi, più ignoranti, interessanti. Poi, quell'altra cosa, c'era qualche altra cosa. Ah, Ubisoft in Guayana. Star Wars Outlaws non ha avuto tanto di quel successo e si spera veramente che Assassin's Creed Shadow riporta un po' più di qualità e successo a Ubisoft perché in Guayana. Ecco, Star Wars Outlaws è la dimostrazione di quello che io ho sempre detto. Signore, non è che perché si chiama Star Wars guadagna un fottio. Certo, diciamo che Ubisoft l'ha pensata così. Il problema è che non avresti guadagnato tanto perché il fandom di Guerre Stellari è troppo variegato. Cioè, ci sta gente di 20 anni, 30 anni che ha tutta un'altra prospettiva di Star Wars. Quelli di 80, quelli di 50, 70, 50, 40, 50 anni hanno altri gusti di Guerre Stellari. Quelli dai 50, 60, 70 anni non giocano ai videogiochi, almeno non tutti, o una buona parte non ci gioca. Quindi, siamo onesti, Star Wars sono fandom di vari tipi, di quelli là della vecchia trilogia, trilogia originale, quelli là dei prequel, e anche dei sequel, non so neanche come, però ci sono. Cosa significa? Significa semplicemente che sono troppi tipologie di fan. Se sarebbe uscito un gioco a tema Jedi, a tema Clone Wars, che dovrebbe attirare l'attenzione a tutte le generazioni più fresche, forse avrebbe avuto più successo che un gioco come Star Wars Outlaws, che è più basato sul periodo imperiale, periodo dell'oscurantismo, ma nello stesso tempo è un cazzo di stealth. È uno stealth molto più impegnativo di un Assassin's Creed. Ha completamente mandato a fanculo tutti i concettori di tanta gente che ha detto: ah, vabbè, come Assassin's Creed, fai uno stealth, colpisce e scappa. Col cazzo, no, devi fare delle missioni che non puoi fare quello che pensi. È uno stealth molto più impegnativo. Infatti, uscirà una patch dedicata al facilimento dello stealth perché è troppo difficile. Piano rompere il cazzo dicendo che con l'animaletto è troppo easy, troppo facile, l'intelligenza artificiale è troppo stupida e mo mi dite che è troppo difficile lo stealth. C'è qualche problema qui. Un serio grosso problema. Io capisco che gli stealth sono impegnativi, però se avete questo problema allora non giocate a un Hitman, non lo giocate, a sto punto non lo giocate proprio a Hitman, essendo che devi elaborarti un progetto prima di capire che cazzo devi fare. Cioè, a sto punto, cioè, che ve lo dico a fare? Giocate, guarda, ve lo consiglio solo di giocare a questi che dicono che lo stealth di Star Wars Outlaws è complicato. Anzi, Madonna, immagino lo stealth di Metal Gear Solid da Delta a sto punto. Minchia, e là che famo? Là che famo, là. Maronna, guarda, è brutto. Ubisoft però comunque alla fine dei conti non sta passando bene. No, sta per niente passando bene. Va bene. Queste erano le novità. Bene, io spero di avervi detto tutto, perché non credo di dire altro. Io aspetterò le news di Sony. Farò ovviamente una live dedicata all'evento di Sony, perché così vediamo questo State to Play, vediamo cosa propone. Anche se la gente ormai tiene il dente avvelenato, non è per niente contenta, non è soddisfatta e sta bestemmiando in aramaico per tante cose, quindi qualsiasi errore che fa Sony o qualsiasi cosa che non fa contento il pubblico, sta
viene maciullato come un ciossolo mai, signore. Questo è il fatto. Ehi, va bene, va bene. Stavo guardando una cosa, mostro, stavo notando che ho dei quadri che erano alcuni strani. Va bene, qui del 38 passo e chiudo. Bene, ragazzi.